piacere di averli qui con noi. Siamo alle porte del Natale, il dono della nascita di Gesù. È un periodo di sosta delle attività quotidiane, ci porta a pensare di più alla famiglia, agli amici, agli affetti più cari, alla solidarietà. Non c'è momento migliore in cui vivere tra noi questi giorni. Noi del Corpo Albrezza cercheremo questa sera di trasmettervi attraverso il canto le stesse emozioni e lo stupore che hanno vissuto 2000 anni fa il pastore entrando nella grotta per adorare il bambino Gesù e offrirvi la nostra voce e il nostro entusiasmo acquisito con il cantare insieme da 25 anni. Un particolare sguardo lo vogliamo rivolgere a Maria, grande protagonista della nascita e della storia del figlio Gesù. Alle nostre melodie portano in scena i pastori che per primi arrivano alla grotta, mentre gli angeli svolazzano sopra Gerusalemme. Sant'Agostino diceva: cantare è proprio di colui che ama, perché non c'è chi dopo aver cantato non abbia amato il luogo dove ha cantato, il motivo per cui ha cantato, le persone con cui ha cantato. Con questo spirito lascio la parola al canto, augurando a tutti voi un buon Natale, accompagnato da un anno nuovo ricco di serenità e di pace. Buon ascolto a tutti.
entriamo nel clima del Natale, colocando il celeberrimo ad este fidelis, è un gioioso e festante invito ad accorrere alle calende per contemplare e adorare un Dio che si è fatto bambino, ma che fu avvolto in umili panni, manifesta a chi ha fede lo splendore dell'Eterno Padre. Nel canto vi ricordo che ci è arrivato miracolosamente di autore ignoto in testo latino. Ecco a voi l'elaborazione per coro a quattro voci miste ad este fidelis. Thank you.
seguiremo ora, legati l'uno all'altro, zitti zitti, antica pastorale popolare, e dommi bambini vive di Wolfgang Amadeus Mozart. Il primo canto invita gli angeli santi e anche lui ad adorare il divino bambinello, a cullarlo, a vegliare su di lui, ma zitti, perché stanno bene. E il brano di Mozart, brevissimo ma celestiale, con la sublime semplicità di ogni capo musicale, riesce con pochi miracoli pochi ad esprimere la commozione del creato davanti a Gesù Bambino che trova. Ecco quindi le gavi, rimane tutto zitti, zitti e dormi tra lui. Thank you.
siamo invitati a pregare come Gesù ci ha insegnato, cioè a dire il nostro Padre nostro. Questa sera ve lo proponiamo un canto, eseguendo la bellissima composizione per coro a quattro voci miste di Nikolaj Kedov, con una melodia scarna, essenziale, con un geniale equilibrio di poche note. Il compositore di origine russa riesce ad esprimere l'emozione di una preghiera che mirabilmente si fa tanto. Di Nikolaj Kedov, Padre nostro.
Thank you.
dolcissimamente come davanti a un esempio, non si donava l'ira a far nascere tutte e a Giuseppe, non si donava Giuseppe a portare la madonna. Nella domanda c'è dolcezza e meraviglia, e la melodia affettuosa e aggraziata crea un'atmosfera di fervorosa attenzione attorno a Maria, Giuseppe e al bambinello grave, non senza un po' di apprensione per la nobile fretta e la troppa gente. Ma sembra anche volerci ricordare che Maria e Giuseppe a Betlemme non erano stati accolti perché per loro non c'era posto. Il nostro pensiero non può non andare all'attualissimo tema dell'accoglienza nei confronti di chi ne ha tanto bisogno. Ecco quindi il bello dei Marzi, Maria e Betlemme. Si indossa verso
lieve, lieve brume, col fresco mio respiro. In alto, che un vino trae dalla cetra d'oro un accordo divino. La melodia, quasi adorante nel carezzevole gioco dei piani e del pianissimo, fa ben sentire tutto l'amore, tutta la tenerezza di una madre e una sua creatura. Gideon, coro del granito. Thank you.
è un canto che ci invita a contemplare amorosamente l'evento straordinario di Dio che l'amore si fa uomo in una figura da parte di te. E noi, gli angeli, andiamo a giubilare e a cantare con la canto. È una notte silente, è una notte d'amore già portata di stelle di luce, più vaga e inafferrabile di prato di Dio. La linea melodica è pura, indica, semplice. Ma voi? Ancora una volta, l'inna è una cattiva,
esprime un desiderio ardente dei poveri e degli umili di rispondere con slancio al loro grande. Ti leggo la traduzione del testo. Gesù scrive queste strofe, sono leggi di libera. Quando Gesù è nato nella grotta, uno stuolo di angeli lucenti in volo ha fatto sì che lui e papà apparisse alla porta dalle fiamme. E Maria, con cuore raggiante, contemplava le nuove vesti indorate dai raggi celesti. Là sul monte splendeva il ritornello. Noi siamo poveretti, dovremmo poter donare le nostre rocce e i nostri graniti tramutati in oro. E poi, tanto è stato Gesù. Sempre sono presenti nel bisogno, Signore delle Cime.